Siamo in stazione centrale, alle sue spalle i profughi siriani, è qui che devono stare. Ma intanto diciamo che prima che vengano definiti profughi bisognerebbe procedere con quelle che sono ovviamente tutte le identificazioni, perché molti di questi non sono assolutamente identificati, quindi come si fa a definirli profughi fin quando non si sa bene da dove arrivano, chi sono? E quindi questo è già un elemento importante, dire che arrivano dalla Siria in generale, per amor del cielo oggi fa comodo dire queste cose, fa comodo non fare differenza tra extracomunitari e profughi, mettere tutti nel calderone per dire sono tutti profughi e quindi bisogna accoglierli tutti. Non è così, poi la cosa scandalosa è che l'identificazione non può avvenire qua nel nostro paese, arrivano tutti qua, devono essere identificati, anche perché molti di questi non vengono neanche identificati, perché non si fanno identificare. L'agenzia Frontex e l'Europa devono posizionare delle stazioni vere e proprie di identificazione là da dove queste persone partono, in modo tale che possa arrivare qua davvero solo chi ne ha diritto e che tutta l'Europa si faccia ovviamente carico di questo. È ovvio che innanzitutto va fatta una cosa di cui nessuno si sente poco parlare. Va assolutamente modificato il regolamento ex Convenzione di Dublino, cioè non esiste che chi vuole fare domanda d'asilo la può fare solo dove sul territorio d'ingresso, dovrebbe invece poterla fare nel territorio dove vuole andare, dove è diretto, quindi questo ovviamente alleggerirebbe tutte quelle nazioni come Italia, Spagna, Grecia e altre che purtroppo sono trovandosi ovviamente sul mare sono quelle più svantaggiate. Poi è chiaro che questa situazione, questo continuo arrivo, tutti questi soldi che vengono spesi per queste persone lasciano un po' di perplessità di fronte ai più di 4 milioni di disoccupati che abbiamo nel nostro paese. Anzi, la cosa un po' curiosa, vedendo un po' tra queste persone qualcuno che c'ha il telefonino, c'hanno l'iPhone, insomma, qualcuno faceva notare, insomma, magari qualche nostro disoccupato non se lo può permettere il telefonino. Ecco, io dico, per amor del cielo, giusto aiutare le persone che sono in difficoltà, non vogliamo fare una distinzione né di colore né di pelle né di provenienza, però abbiamo 4 milioni di disoccupati noi e sarebbe giusto prima aiutare e accudire la nostra gente. Poi dopo, se ci dovesse esserci risorse e disponibilità, aiutare anche gli altri. Tra l'altro di sicurezza se ne parla poco e qua è completamente assente. A 3 metri da dove sono i profughi c'è una scala mobile che porta verso l'uscita della stazione. Sì, infatti. Chi controlla, chi verifica, questa gente dovrebbe arrivare, essere identificata, chissà da dove arriva, come si chiamano, spesso e volentieri non hanno i documenti, cioè mi sembra veramente un gestire la questione, il fenomeno dell'immigrazione in maniera completamente sbagliata. Il problema è che da 3 anni a questa parte, ossia da quando non c'è più Maroni ministro dell'interno, la situazione sta completamente sfuggendo di mano, non riesce a trovare una soluzione, non viene governata come dovrebbe essere governata e dal ministro dell'interno al ministro degli esteri, perché poi bisogna anche andare in questi paesi a cercare accordi bilaterali, o al ministro della difesa vediamo davvero un'assenza totale e questo fa male agli occhi di tante persone. Ci auguriamo che questo periodo finisca in fretta e che la Lega possa dire la sua al più presto. Ovviamente per poter governare questo fenomeno bisogna tornare al governo e da qui ha ragione Matteo Salvini, ricostruiamo un centrodestra nuovo e non un nuovo centrodestra, ovviamente un centrodestra nuovo che possa proporsi davvero come alternativa di governo e che naturalmente abbia un programma elettorale che parta proprio da un tema per noi fondamentale: la gestione e il governo dell'immigrazione clandestina. Il clandestino deve tornare a casa sua, mentre se uno è profugo e ha davvero il diritto e viene, allora lì c'è il diritto internazionale, per amor del cielo, massimo rispetto. Però io sono convinto che di 30.000 sbarchi che ci sono stati negli ultimi tempi, più dell'80% siano clandestini e non siano profughi. E che quindi debbano essere tutti rimpatriati. La Lega l'ha detto, Alfano deve dimettersi. Ma lì secondo me, come ho detto io, non solo Alfano, ma il ministro degli esteri, il ministro della difesa, cosa stanno facendo su questo tema? Non vediamo nessuno che si muove, non vediamo anche attività internazionali, diplomatiche, di accordi con questi paesi. Cioè abbiamo un continente africano dove c'è una pressione migratoria notevole e noi stiamo qua e la politica internazionale non si fa. Sono in tanti che si dovrebbero dimettere nel governo, a partire dal Presidente del Consiglio, perché non dimentichiamoci quando governavamo noi ci hanno chiesto di dimetterci perché c'era la disoccupazione all'11% e adesso che c'è la disoccupazione al 13%, cosa dovremmo dire di Renzi? Siamo nel lateral di stazione centrale, all'ingresso della stazione centrale, alle sue spalle siriani. La scena quotidiana che si vede in stazione a Milano, dove
arrivano a decine, a centinaia, donne con burca, bambini, donne incinta, cioè futuri probabilmente elettori della sinistra italiana, del PD, quando avranno il diritto di voto, visto che è l'obiettivo di Renzi, ma io credo anche futuri problemi sociali per questo paese, perché questa gente bisogna mantenerla, questa gente porta con sé una cultura, una religione, come vediamo anche in maniera esplicita, alternativa al nostro sistema di valori. È un'Italia che rischia la deriva, serve assolutamente a cambiare registro, mandare a casa questo governo di incapaci, oserei dire quasi filo migrazionisti, anche senza quasi, per avere una politica di controllo serio delle frontiere che difende la sovranità, la sicurezza, il futuro del nostro paese. E qua di controllo ce n'è poco, qualsiasi di questi immigrati potrebbe benissimo alzarsi, spostarsi e uscire per strada. Ma lo stanno già facendo, arrivano, hanno gli assistenti, i volontari che gli danno il panino, ovviamente senza mortadella, è da bere, da mangiare, probabilmente anche la ricarica del telefono, vedo che hanno tutti l'iPhone, comunque non mi sembrano deperiti né in fuga dalla carestia della miseria, ma anzi utilizzano la scusa della carestia della miseria per costruirsi un futuro, non un futuro anche comandare il nostro paese.